Mario Alberti, portavoce del forum territoriale del terzo settore dell'area grecanica. A Pasquino Crupi stava molto a cuore il terzo settore, stava molto a cuore la vita sociale, un suo pensiero. Ma diciamo stava molto a cuore l'area grecanica, la Calabria in genere, e a noi tutti, cittadini di quest'area, deve stare a cuore sia il professore, insomma, io non me la sento di prendermi di confidenza in questo caso, che tutte le sue opere, che penso che sono ancora veramente poco conosciute. Ritengo che momenti come questo siano fondamentali per la crescita del nostro territorio, per la coesione, per l'unità e per tutto quello che veramente ci può fare sentire cittadini dell'area. Gianfranco Marino, responsabile comunicazione del Rotary Area Grecanica. Un particolare legame lega, per l'appunto, scusa il gioco di parole, il Rotary a Pasquino Crupi. Sono tante le iniziative che sono state organizzate in sua memoria, tante quelle che verranno, ma questa sera in particolare c'è un'iniziativa molto importante, viene presentata la sua biografia postuma. Che segno ha lasciato Pasquino Crupi in tutti voi? Ma guarda, dire qual è il segno che ha lasciato Pasquino non è un compito agevole, perché ha lasciato veramente diversi segni, diverse testimonianze rispetto a un percorso culturale che ci vede un po' tutti orfani, come Rotary, come area grecanica in generale, perché poi il Rotary è una realtà associativa che io questa sera mi onoro di rappresentare, però è una fetta di associazionismo, ma è una fetta di movimento culturale che in realtà nell'area grecanica è molto più ampio, un movimento culturale di cui Pasquino naturalmente era uno dei maggiori promotori. Rispetto alle iniziative a cui facevi riferimento, quelle del Rotary poste in essere negli ultimi tempi, diciamo fino all'anno scorso, fino a quando Pasquino era presente, e ovviamente lui ha dato un grande impulso, ma non solamente al Rotary. Io ricordo con piacere tante iniziative che abbiamo fatto a Bova con l'assessorato alla cultura, iniziative durante le quali Pasquino ha dato un grandissimo contributo, ci ha seguito, era sempre presente, insomma accrescendo quello che è stato il livello culturale della cittadina. Cosa dire di Pasquino? Pasquino non è stato solamente un bovese illustre, è stato un grande meridionalista, è stato un uomo che ha fatto della cultura un baluardo e ha fatto poi della questione meridionale un importante cavallo di battaglia per quelli che sono stati poi tutti i suoi interventi, insomma tutte le sue iniziative. Era punto di riferimento sicuramente, ma io non voglio parlare al passato, io dico che è punto di riferimento, perché quello che ci ha lasciato, quello di cui parleremo stasera, quello di cui parleranno i relatori, è una testimonianza importante, una biografia postuma che viene presentata ovviamente postuma, che ci dice molto di Pasquino, non ci dice tutto ma sicuramente ci dice molto e soprattutto lascia una testimonianza importante, un solco che lui ha tracciato sul quale speriamo di essere degni di camminare. Giuseppe Bombino, presidente dell'ente parco d'Aspromonte. Pasquino Crupi ovviamente straordinariamente legato al meridione, in particolare all'Aspromonte e alla montagna, per lui ricopriva un ruolo fondamentale della sua vita, ma anche di quello che è poi il suo lavoro culturale. Che cosa lascia Pasquino Crupi oggi? Pasquino Crupi lascia la visione di un intellettuale, un intellettuale di altissimo profilo, oltre che uomo di una densità morale, di una densità anche umana come non pochi potrebbero esprimere. E in quanto intellettuale lui anticipò gli eventi, e questo è quello che fanno gli intellettuali. Gli intellettuali conoscono l'inizio e la fine delle epoche. Gli intellettuali non si fermano mai ad una descrizione documentaria dei tempi che loro attraversano, ma sono in grado di superare il transitorio con l'immanente, il contingente con qualcosa che è destinato a durare e durare nei secoli. Quindi ciò che ci lascia Pasquino Crupi è una visione. La visione di un meridione che è stato ingiustamente calunniato da una storiografia che non risparmia certo accenti negativi,
quando deve parlare della nostra terra, ma nello stesso tempo lascia una energia su questa terra che è l'energia del suo pensiero, un esempio attraverso cui veramente questo meridione può dire da dove viene e dove potrebbe andare. So che sembra una frase retorica, ma se solo si leggessero alcuni scritti di Pasquino Crupi, ecco, là dentro noi troveremmo la prospettiva, la scena futura di questo nostro meridione e del suo riscatto. Pasquino Crupi ha lottato tenacemente con grande audacia contro uno Stato che ha guardato a noi sostanzialmente secondo due opposti approcci. O è stato completamente assente, oppure quando ha dovuto dedicarsi alla Calabria o al Meridione si è dedicato coi ferri infuocati del chirurgo. Ha pensato di non dover interpretare le dinamiche, le cause che facevano nascere il disagio, ma ha pensato di dover sradicare questo disagio con la forza, e gli insuccessi si sono registrati, la storia li ha attestati e ancora noi oggi purtroppo ne subiamo le conseguenze. E Pasquino Crupi costruiva invece una elaborazione, l'elaborazione di un pensiero che è tipica degli intellettuali e quindi, come dicevo prima, anticipava ciò che altri non potevano vedere con la sua sottile, con la sua fine intelligenza, con l'intelligenza dello studioso che non si risparmia, con l'intelligenza di colui che cerca veramente di trovare la vera radice della storia. E quindi questa visione che lui ci lascia non può che darci speranza, e quella speranza oggi siamo noi che lo abbiamo conosciuto, che da lui abbiamo attinto, che da lui abbiamo avuto insegnamenti. E quello che mi colpisce di Pasquino e che mi ha colpito dell'uomo è appunto la sua capacità di saper essere liquido, cioè di saper passare dalle altezze dell'intelletto e della cultura più sofisticata al linguaggio invece più basso, ma non basso in termini deteriori, più basso perché era quel linguaggio che lui utilizzava per accostarsi alla terra. Lo faceva con un bicchiere di vino, lo faceva incontrando gli amici, lo faceva non rinunciando alla parlata dialettale. E lo faceva guardando sempre alle sue spalle l'Aspromonte che è stato per lui un territorio fisico e complesso che quasi incarnava il carattere del meridionale, così irrequieto, così ansioso di conoscere la verità. Dunque l'Aspromonte è stato un riferimento, direi anche creativo, per l'uomo, per lo scrittore, per lo studioso, per l'intellettuale. Mi raccontò dei suoi viaggi a Polsi, per esempio, là dove è l'origine, là dove fu il cammino della prima umanità, perché Pasquino cercava l'origine delle cose, cercava il centro delle cose, non si fermava mai ad una visione superficiale degli accadimenti, e questo suo viaggio a Polsi ha tutto il senso e il significato di una metafora. Era l'uomo che andava a incontrare la madre nel ventre della sua terra, quasi come a voler riformulare un nuovo vocabolario, a voler riformulare un nuovo percorso che è quello più vero e più antico, sul quale forse noi tutti dovremmo riflettere. Ricorderete la polemica su Polsi, sul santuario, su queste riunioni di 'Ndrangheta che si facevano sotto gli occhi della Madonna. Beh, noi diciamo che la nostra religione, la nostra madre della montagna è venuta molto prima della 'Ndrangheta, per cui vorremmo dire a questi balordi, a questi criminali che hanno osato abbastanza, hanno osato versare il pane di chi era affamato e lo hanno calpestato, hanno osato versare il sangue di chi era innocente tingendo di rosso la nostra terra d'Aspromonte, hanno osato
persino crearsi una complicità con la nostra madre mediterranea, con la nostra madre della umanità, che se solo avesse potuto animarsi la statua avrebbe sicuramente puntato il dito contro di loro e chiuso gli occhi di fronte a quello scempio. Non siamo più disposti ad accettare equazioni sul nostro meridione, siamo disposti invece a lottare il crimine, a lottare i fenomeni nella loro definizione, senza ricercare questioni criminali, come Pasquino diceva spesso, perché si è corso il rischio di fare della questione meridionale, come lui diceva, una questione criminale, e quindi di sacrificare sull'altare della stampa, sull'altare di certa stampa, un'intera classe di popolo, un'intera popolazione. Franco Arcidiaco, Città del Sole edizione, il libro lo vediamo qua tra le sue mani, Un gambero rosso, la biografia postuma di Pasquino Crupi. So che c'è una grande emozione da parte della sua casa editrice nel presentare quest'oggi questo libro in particolare. Infatti ha centrato perfettamente l'obiettivo, perché è veramente un momento di grandissima soddisfazione, anche se nello stesso tempo è un momento di grande emozione, perché devo dire che è un anno che Pasquino ci manca, è un anno che non riusciamo veramente a renderci conto che lui non ci sia più, e ci rendiamo invece conto di quanto veramente grande e grave sia il vuoto che lui ha lasciato. E allora questa autobiografia è una storia abbastanza particolare, nel senso che non è una vera e propria autobiografia completa, perché voi capirete bene che la storia di Pasquino Crupi non si può ridurre sicuramente in 16 pagine. Lui aveva lasciato questi appunti autobiografici che riguardano soprattutto la prima parte della sua vita e anche la sua formazione politica principalmente. L'aveva consegnata nelle mani di una persona che lui stimava tantissimo, che è il professore Santino Salerno. Lui aveva già stabilito anche il titolo, infatti molti mi hanno chiesto come mai Un gambero rosso. Un gambero rosso è il titolo che Pasquino aveva comunque scelto. Ho raccolto poco fa anche una provocazione del pubblico, mi hanno detto: ma il gambero è uno che va all'indietro. Ma Pasquino era questo, Pasquino era uno che era tradizione, e conservazione e progressismo, era uno che era capace di coniugare la destra e la sinistra, era uno che era capace di coniugare qualunque cosa, perché lui riusciva dall'alto del suo sapere, della sua cultura, veramente a coniugare tutti gli opposti. Insomma, ci ha insegnato a guardare al passato per rilanciarci nel futuro. La difesa del meridione, vabbè, per Pasquino ne ha fatto un simbolo della sua storia, della sua vita, ma in particolare oggi una battuta al volo, perché sta cominciando la conferenza. Si parla dei bronzi di Riace a Milano, è il caso di difenderli seguendo l'esempio di Pasquino. Allora guardi, lei ora mi sta provocando e tra l'altro mi mette in condizione di difficoltà nei confronti della mia città, perché è una posizione un po' particolare, nel senso che io dico che secondo me le opere d'arte devono viaggiare, perché questo provincialismo di fondo che c'è da parte dei miei concittadini, cioè se io vado al MoMA a New York vedo che ci sono un buon 20% delle opere che non ci sono, perché sono state prestate ad altri musei. Questo succede a Leningrado, succede a Madrid, succede in qualunque parte del mondo. Noi non possiamo. Allora io dico solamente una cosa: i bronzi non devono viaggiare solamente se rischiano di danneggiarsi, ma qualora non dovessero rischiare di danneggiarsi è giusto che i bronzi viaggino, secondo me. Quindi è una cosa che forse lei non si aspettava che io dicessi, però. Non me l'aspettavo, però è un'analisi comunque, secondo me, giusta. Sì, un'analisi che va in direzione del fatto di dire che comunque noi, perché voglio dire, poi non è che uno può fare anche dei discorsi di compensazione, nel senso dice vabbè, io ti mando i bronzi, allora voi mi date mezza pinacoteca di Brera nel frattempo, perché non posso lasciare il museo vuoto, quindi io a Reggio mi porto, voglio dire, i grandi maestri della pittura, per esempio, mentre non ci sono i bronzi, o no? Esatto, abbiamo toccato il tasto giusto, quindi uno scambio e non un prendere senza dare. Tutti i grandi musei del mondo, e noi abbiamo st'ottica provincialistica invece che non si può fare. Secondo me, se rischiano invece un altro paio di maestri, se rischiano non si devono muovere, assolutamente. Sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi, nonché figlio di Pasquino. Mi piacerebbe chiederle un suo ricordo personale, ovviamente, di suo papà. Sì, questa sera sono in veste di figlio, non di sindaco, ma uno degli ultimi ricordi di mio padre,
che un ricordo bello ma al tempo stesso un po' triste, quando iniziavo a stare male e la sera non voleva comunque andare a letto, ma rimaneva coricato sul divano nel suo studio tra i libri, e quando mia madre gli disse ti viene a letto, ti accompagna a letto, lui rispose, dice no, voglio stare qui tra i libri perché i libri mi fanno compagnia. Ecco, questa cosa, ecco, ce l'ho in mente, ecco. Lui, grande uomo di cultura, ma quanto è importante per i giovani oggi continuare il suo lavoro, o meglio prendere spunto dal suo lavoro per continuare un nuovo processo di riabilitazione del Meridione? Ma penso che è fondamentale, perché difendere il Meridione, che poi difendere il Meridione significa parlare il linguaggio della verità, perché qui da noi c'è la criminalità organizzata, ma ormai c'è anche al nord, e quindi difendere il Meridione significa anche per i giovani, significa difendere se stessi. Dicevo appunto che non è che bisogna sottovalutare o nascondere i problemi, però voglio dire, gli scandali a Venezia del Mose, a Milano dell'Expo, però nessuno dice che tutti i lombardi sono ladri o che tutti i veneti sono ladri, sono corrotti, sono truffatori, mentre qui per una minoranza, perché la maggior parte dei calabresi sono cittadini onesti e laboriosi, per una minoranza poi si dice che Calabria è uguale mafia, e invece non è così. Quindi i giovani devono alzare la battaglia meridionalista per difendere loro stessi da questo pregiudizio.